Ciao, questo sarà un video veloce dove risponderò ad una domanda che voi italiane mi fate spessissimo, forse perché mi sentite parlare in un modo e magari eventualmente parlando con altri brasiliani sentite un'altra cosa, vi rendete conto che c'è qualcosa di diverso, ma la domanda è la seguente. Qual è la pronuncia corretta della lettera S alla fine delle parole oppure in mezzo a una parola, però prima di una consonante? E la mia risposta è: quello che sentite è soltanto una variazione di pronuncia a seconda della regione dell'interlocutore. Sì, perché ad esempio la parola telefonis. Io che sono di San Paolo, che voi ben sapete, dico telefonis, però uno che è ad esempio del Rio de Janeiro, dice telefonis. E questa pronuncia come la mia, telefonis, la potete trovare anche in altre tante città del Brasile, come la pronuncia del carioca. Carioca è quello che nasce nella città di Rio de Janeiro, così viene chiamato Carioca, Cariocas. Mi sembra, forse è un po' più accentuata da loro questo S, questa S così. Però anche in altre parti del Brasile hanno qualcuno ha questo accento, questa pronuncia. Quindi entrambi le pronunce sentirete se parlerete con brasiliani, indipendente dalla città, dal posto che andate a visitare, potrete sentire entrambi le pronunce. Devo dire una cosa, os cariocas, come vi ho detto, quelli della città di Rio, non solo hanno questa sh, la S con questo suono, come hanno anche la R particolare, diciamo prolungata. Ad esempio, la parola portas. Però un carioca direbbe portais, portais. Però vi devo dire che riguardo a questa lettera, questa consonante R, io non lo so, non mi ricordo bene se in quell'altro video dove ho parlato della pronuncia della R, ho parlato anche di queste differenze regionali. Però c'è anche un'altra pronuncia dipendendo dalla regione, dipendendo dalla persona, che non è solo portas, ad esempio, come portas. C'è chi dirà portas e vi garantisco che non è un nordamericano parlando il portoghese. Ci sono delle città all'interno di San Paolo, oppure Goiás, forse anche Minas Gerais, che hanno questa R, portas, ok? Fa parte dell'apprendimento di una nuova lingua, di un nuovo idioma, imparare anche la pronuncia regionale, no? E per aiutarvi ho scelto alcune parole dove ripeterò le diverse pronunce che potrete sentire parlando con un brasiliano o andando in Brasile, in diverse città del Brasile. Ok? Dico la stessa parola però con gli accenti diversi. Vediamo se quelli del Rio non mi diranno male, che non pronuncio bene. Sono solo quattro parole. Compleanni. Aniversarios o aniversarios. Il nome proprio Carlo in portoghese è Carlos o Carlos o Carlos. Un saluto al mio fratello. Murale di foto, fotos o fotois. Lettere. Cartas o cartais o cartas. Qua, spero che vi sia piaciuto il video di oggi, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima, ciao!